Buonasera, buonasera ragazzi, questa è la mia California, io sono Andrea Careri e qui oggi siamo in uno dei quartieri più iconici, più storici, più interessanti di tutta Los Angeles, che si chiama Highland Park. Un ringraziamento a tutte le nuove persone che stanno seguendo questa pagina, ciao a tutti. La 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 la. La 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 la, sentite la signora con la musica sparata ad alto volume. Io sono Andrea Careri, ragazzi, sono il creatore di questa pagina, La mia California, nella quale vi racconto la California, soprattutto quella del sud per ora, ma quando si potrà continuare a viaggiare vi racconterò anche San Francisco un po' e la California del nord. Qui siamo, come vi dicevo, in uno dei quartieri storici di Los Angeles, seppur sia difficile definire storica una città che è nata solamente 200 anni fa, soprattutto per noi italiani che siamo abituati a città antichissime. Los Angeles è una città estremamente giovane. Highland Park è talmente famosa che è stata considerata proprio il cosiddetto landmark, trademark, quindi una specie di quartiere monumento che non si può cambiare dal punto di vista architettonico. È stata considerata una zona storica di Los Angeles dal 1994. Questa era un'area. Vedete, a differenza del resto di Los Angeles, qua le vie sono numeriche, un po' come avviene a New York. Vedete, Avenue 52, ci sono varie avenue per questa via che si chiama Figueroa. Allora, Highland Park adesso è diventata una zona gentrified, come si dice in gergo, quindi una zona piena di giovani, di locali, di ristoranti, ma fino ad alcuni anni fa era una zona pericolosa, piena di gang messicane. Vedete, qui c'è scritto Avenue 52, più avanti c'è la Avenue 51, e questa, c'era una gang molto famosa nel quartiere che si chiamava la gang Las Avenidas. Che significa Las Avenidas? Las Avenidas significa appunto le avenue, le strade. Era una gang messicana molto molto forte, molto pericolosa, che si chiamavano Las Avenidas, come le Las Avenidas, come le avenues che ci sono qui in questa strada che si chiama Figueroa, in questo quartiere che si chiama Highland Park. La parte, perdonatemi il termine, la parte nobile di Highland Park è Figueroa, le colline dove ci sono case di milionari. Questa invece è la parte un po' più giovanile, la parte un po' più viva. Ci sono ancora tanti messicani che vivono in questa zona e si parla più spagnolo che inglese. Vi faccio vedere per esempio quel localino che carinissimo, guardatelo. Esploriamo insieme questo quartiere, ragazzi. Queste sono immagini inedite in italiano. Nessuno ha mai fatto un video qui a Highland Park, che ripeto, uno dei quartieri storici di Los Angeles, uno dei quartieri più amati dai Los Angeleni. C'è una, come si dice, c'è una buona vibe, si respira un'ottima energia, pieno di ristorantini anche economici. In un'altra parte di Highland Park ci sono anche tante cose storiche per quanto riguarda Los Angeles, come il famosissimo bowling di Highland Park, uno dei bowling storici. Questo ristorante di pesce, vedete, che si chiama appunto il pescatore. Un saluto a tutti ragazzi, questa è la mia California, vedete, questa è Avenue 53. Ripeto, qui è l'unica parte di Los Angeles dove ci sono le avenue, dove ci sono le strade che seguono un ordine logico e numerico, come avviene a Manhattan. Vedete questo ristorante messicano. Camminiamo insieme per questo quartiere molto carino, ragazzi. Vi volevo dire una cosa, che lunedì prossimo esce il mio libro. Abbiamo deciso di anticipare l'uscita. A questo lunedì 19, perché la mia grafica, che è una donna, e quindi le donne decidono sempre, ha deciso di anticipare l'uscita per una questione scaramantica, perché dicono che di venerdì e di martedì non bisogna mai far uscire un libro. Com'è il detto? Di Marte e di Venere non si fa arte, non so, come, non me lo ricordo mai, però insomma il punto è, non ha senso uscire di venerdì. Poi ci sono tantissime persone che mi chiedono questo libro, che lo vogliono ordinare e non possono ordinarlo, devono aspettare lunedì. Allora, sarebbe dovuto uscire il 23, invece appunto uscirà lunedì 19. Di cosa sto parlando? Di American Dream, il mio nuovo libro,
che è una raccolta di interviste nelle quali io racconto la storia di 100 italiani emigrati negli Stati Uniti negli ultimi anni. 100 non è un numero esatto, ma più o meno sono un centinaio di italiani che vivono in diverse città, non solo qui a Los Angeles, non solo a New York, che sono le città dove ho vissuto io, ma vivono sparsi per gli Stati Uniti, in Texas, nello Utah, nel Tennessee, in Alabama, Nevada. Ci sono persone che vivono a Chicago, a Boston, ad Atlanta. Mi sono rimasto stupito di notare quante persone, quanti italiani vivono in Texas, quanti italiani vivono per esempio ad Atlanta, che è una città che sinceramente non pensavo ci fossero così tanti italiani. Questo libro è servito anche a me per scoprire meglio come si vive nel resto d'America. In ogni persona chiedo anche quali sono i ristoranti migliori nelle diverse città, quindi è un libro utile soprattutto a chi vuole viaggiare in America, negli Stati Uniti, a chi vuole andare in vacanza in America prossimamente. Ma ovviamente è un libro utile a chi sogna di venire a vivere in America, perché vi racconta l'America di oggi, l'America di questo periodo, vi racconta appunto se l'American Dream è ancora possibile. Io mi domando e domando a tutte le persone intervistate, che sono uomini e donne di età diverse, uomini e donne che vivono in realtà diverse dagli Stati Uniti, che hanno età diverse, esperienze diverse, gli chiedo se l'American Dream secondo loro è ancora possibile. Secondo voi l'American Dream è ancora possibile? Lo scoprirete solamente leggendo, mi piace questa citazione, questa autocitazione, lo scoprirete solo leggendo. 19 ottobre, lunedì prossimo, il mio libro su Amazon. Come fare a ordinarlo? Cercate Andrea Careri, American Dream col punto interrogativo, lunedì esce il libro, sia in cartaceo che in ebook. Un'altra cosa, e poi torno a farvi vedere la bellissima Island Park, e cerco anche un posto per farmi una birra o un tè freddo, forse a quest'ora è meglio un tè freddo. Un'altra cosa che vi volevo dire, quando e se comprerete il libro, se deciderete di comprare il libro, fatevi una foto, fate un video e inviatemelo. Queste foto io le metterò sul profilo della mia California e anche su altri miei profili personali Instagram e Facebook. Le foto più divertenti, le foto più carine, la foto che verrà più votata qui nella pagina ufficiale della mia California vincerà un premio speciale. O settimana per settimana annuncerò il vincitore, settimana per settimana, e dedicherò una diretta al vincitore della settimana. Quindi se vi interessa fare questo gioco simpatico insieme a tutti gli altri follower della mia California, prendete il libro su Amazon, uscita lunedì 19, American Dream, inviatemi le foto o anche un video, e la foto più divertente, il video più divertente vincerà il premio della settimana. Intanto vi faccio vedere, qui siamo, vedete le avenue continuano a crescere andando verso il nord, le avenue continuano a crescere. Questa è Avenue 54, per chi si è connesso ora. Qui siamo Highland Park, uno dei quartieri storici di Los Angeles, che dal 1994 viene considerato appunto un quartiere storico protetto dalla città di Los Angeles. Capite pure che Los Angeles è una città giovane, recente, che ha poco meno di 200 anni. La vera Los Angeles poi è esplosa con l'arrivo di Hollywood nell'inizio del Novecento, 910, quando hanno creato Hollywood, ma comunque alla fine del Settecento ci sono stati i primi insediamenti. Uno dei primi settler, uno dei primi appunto a insediarsi qui a Los Angeles è Figueroa, al quale è stata dedicata questa via, che è la via che attraversa tutto il quartiere di Highland Park. Vedete qua cosa c'è, ragazzi? A historic route della California 66 Road. Dal 34 al 40, vedete? Per chi ama la moto, per chi si è fatto la Route 66, queste sono immagini che emozionano. Come vi dicevo, la strada Figueroa viene tagliata dalle avenue, vedete? Avenue 54, Avenue 53. E tanto tempo fa, questa era un ventennio fa circa, era una zona molto pericolosa, dove c'era una gang messicana che si chiama appunto Las Avenidas, la gang delle, delle avenues. Avenida è lo spagnolo che definisce avenue, che definisce la strada. Un saluto a tutte le persone connesse, ragazzi, in diretta da Highland Park. Vediamo chi è connesso: Luca Bortò, Sabrina Bissoni, Raffaele Francese, grazie a tutti, ce ne sono molti altri ma non riesco a leggervi. Ecco che Sabrina Bissone mi dice il detto: né di Marte né di Venere non si sposa, non si parte, non si inizia opera d'arte. Giustamente. Corrado Palestini, ciao Corrado, che hai letto anche il mio primo libro. Ciao.
qui siamo a Highland Park, ragazzi, ogni tanto si connette qualcuno, quindi continuo a raccontare la storia di questo bellissimo quartiere, che è uno dei quartieri più trendy, più vivi, dove si respira un'ottima energia, un'ottima vibe. Come vedete, l'urbanistica di Los Angeles è costruita in modo tale che è difficile camminare in questa città. Questa è una città dove non si, è una città dove non si cammina, è una città dove si guida, costruita direttamente intorno al concetto di macchina. Un uomo senza macchina, una persona senza macchina si sente perso qui a Los Angeles, perché l'urbanistica della città è stata costruita proprio alla fine dell'Ottocento, quando si pensava che tutti dovessero avere poi in futuro una macchina, mentre New York è stata costruita prima. Quindi stiamo parlando di una città molto più vecchia ovviamente che Los Angeles. Volevo far vedere questo murales, vedete? La Quinta Avenue, la 55, questa è l'avenida 55, l'avenida 55, per quello c'è un murales a terra ebrio che la identifica. Ancora qui ci sono tanti messicani americani. Highland Park è la terra dei cosiddetti Mexican American. Vi voglio far notare questa cosa, ragazzi, che uno non si rende conto quando sta in Italia e sente parlare del razzismo, del muro col Messico. Noi dobbiamo capire, in quanto italiani, che in realtà tantissimi stati degli Stati Uniti facevano parte del Messico, era il cosiddetto Messico del Nord. Poi nella metà dell'Ottocento sono stati ceduti, acquistati o presi per via della risoluzione di una guerra e sono diventati territori nordamericani. Ma California, Arizona, Texas, New Mexico, come si evince dal nome, Utah, Nevada, anche questo un nome spagnolo, Nevada, la terra della neve, no? C'è anche la Sierra Nevada in Spagna, per chi c'è stato, in Andalusia, bellissima. Quindi questi sono tutti i territori messicani. Quindi in poche parole, i messicani americani sono tantissimi, sono milioni. Quando quel, diciamo, buon uomo di Donald Trump, per usare un eufemismo, per parlare in maniera anche, diciamo, satirica, quando Donald Trump è uscito con quella polemica del Messico, voi dovete pensare che in America ci sono tantissimi messicani, non solo emigrati per lavorare, ma messicani americani, quindi figli di messicani nati in America e cittadini americani, sono tantissimi. Quindi soprattutto in queste zone di Los Angeles sono quasi tutti messicani e si parla solamente in spagnolo. Ultimamente è diventato un posto un po' gentrify, un po' fighetto, quindi ci sono tanti anche americani. È abbastanza caro vivere qui, ed è un quartiere molto vivo, pieno di locali. Ovviamente adesso con il Covid è diverso. Guardate che carini questi murales per le strade. Che ore sono in Italia, ragazzi? Che ore sono? Dovrebbero essere le 8:41, l'ora di cena. Fra un po' mi faccio un tè freddo, come dice Caressa. Mi prendo un tè freddo e poi ricomincio fra un po' con la diretta. Guardate intanto questo pollo gigantesco, geniale, bellissimo. Ovviamente vedete Mexican American food dappertutto. Questo ristorante è un ristorante messicano-americano. Guardate questo pollo gigantesco, geniale. Qui ci sono cartelli che dicono go vote, andate a votare, perché molti degli americani non votano. Sapete che le elezioni vengono decise soltanto dal 40% degli americani. Soltanto il 40% degli americani vota, per quello adesso su Facebook molti ricordano anche di andare a votare, per quello ci sono molte case dove appunto dicono go vote, andate a votare, perché è importante votare in America, visto che le elezioni, il futuro dell'umanità, il futuro almeno dell'Occidente, viene deciso solamente dai pochi che votano. Questo ovviamente è un altro localino messicano, vedete, vende jugos, bonitos, raspados, sono direttamente scritti in spagnolo i menù. Questo vi fa capire quanto lo spagnolo in realtà sia la lingua più parlata degli Stati Uniti. Vedete, lemon, mango, fresa che significa fragola, coco che significa cocco, la pallapa.
sono tutti locali messicani, ragazzi, quindi uno che se la prende con i messicani è un pazzo, perché l'America è fatta dai messicani, soprattutto queste zone. Qui siamo a Avenue 56, mi ripeto per l'ennesima volta perché ci sono sempre persone che si connettono da poco, che non sanno che siamo a Highland Park, che è l'unica zona della California, l'unica zona dove ci sono vie che seguono un sistema logico, numerico, come a Manhattan. Vedete, verso nord salgono le avenue, verso sud diminuiscono. Io sono Andrea Guerrieri, questa è la mia California. Oggi parlo solo in italiano perché per vari motivi parlo solo in italiano, ma soprattutto per uno, perché lunedì esce il mio nuovo libro in tutta Italia, ragazzi. Si chiama American Dream col punto interrogativo, sarebbe dovuto uscire il 23, invece abbiamo anticipato l'uscita a lunedì, perché di Venere e di Marte non si parte, non si fa arte, come ricorda la nostra amica Sabrina. Intanto guardate che bei murales, anche il murales del Cristo, guardate, questi sono degli indios. Sapete che in questa zona dell'America, prima dell'arrivo di Colombo, degli spagnoli, ovviamente erano tutti indios, guardate, e questo murales un po' omaggia la storia, il passato di questa parte del mondo. Figueroa, che è la via che attraversa tutta Highland Park, infatti è il cognome di un nobile spagnolo, un ricco possidente spagnolo che è venuto e ha colonizzato questa zona. Guardate, questo sembrerebbe un Cristo, è probabilmente forse l'immagine di Cristo più vicina a quella della sua realtà, visto che era un uomo della Palestina, quindi non propriamente completamente biondo. Ha visto anche le mani, e considerando che siamo in un quartiere messicano, quindi cattolico, Christian, come si dice qua, cattolico cristiano, ovviamente questo è un Cristo, una rappresentazione che lo rappresenta appunto un uomo brown, non un uomo bianco, lo rappresenta come il Cristo europeo, bianco, biondo, anche distante poi dalla realtà, perché in Palestina gli uomini assomigliavano di certo più avevano più un viso scuro. Un saluto anche al nostro amico brasiliano. Hey guys, I'm speaking Italian because I'm releasing my book in Italy. So my book will be released in Italy the next Monday, but I will do a video also in English and Spanish to tell stories about Highland Park. So I will do another video soon in English and Spanish. Comunque, ciao ad Edivaldo. Hola Edivaldo, un saluto a tutto il Brasil. Ragazzi, la mia California è internazionale, a differenza di altri blogger italiani, io ho anche un pubblico internazionale che mi segue dal Singapore, dal Brasile, dall'Argentina, dal Messico, quindi anche per questo motivo spesso parlo in inglese e spagnolo. Guardate, c'è un set cinematografico, ovviamente qui siamo nella terra del cinema, siamo vicino a Hollywood, quindi è normale che ci sia, stanno girando un film. Guardate, andiamo dall'altra parte della strada, è pieno di locali, c'è almeno un locale uno dopo l'altro. Questo è il Cookbook, un locale molto famoso qui. Ho bisogno di bere qualcosa, ragazzi, probabilmente farò una pausa e mi connetterò fra qualche minuto. Vedete, questo è un cinema, un teatro, Highland Park, che c'è scritto Reopening Soon. Soon, reopening soon, vedete? Ovvero riaprirà presto, riaprirà fra poco. Ragazzi, ci vediamo fra un po', ragazzi, ci vediamo fra un po'. Io mi prendo qualcosa da bere, mi riposo un attimo e ci vediamo fra un po'. Intanto voi cosa dovete fare? Condividere questo video, parlarne ai vostri amici, perché voglio arrivare a 6.000. Siamo 5.970 e qualcosa, voglio arrivare a 6.000 alla fine di questa diretta, quindi fate lo share di questo video, parlatene ai vostri amici, invitate questo video ad almeno 100-150 amici, così riusciamo a superare i 6.000. Voglio festeggiare i 6.000 in diretta con voi, 6.000 follower per la mia California, che ripeto è nata solo 3 mesi fa, quindi è già un ottimo risultato, grazie a tutte le persone che seguono questa pagina e questo blog. Ci vediamo fra poco qui Highland Park, uno dei quartieri più trendy, più hype, più fighi della Los Angeles. La Los Angeles, quella un po' anche antica, storica, tant'è che appunto nel 1994 è stato considerato una landmark
landmark area, un landmark district, quindi una zona intoccabile dal punto di vista architettonico, perché è come se fosse un museo a cielo aperto per questa città, città giovane, nata da poco, ovviamente solamente 200 anni di storia, poco più di 200 anni di storia per Los Angeles, che per noi europei è nulla. Qui siamo a Island Park, come ripeto, guardate murales dappertutto, molto belli. Ci vediamo fra un poco ragazzi, così poi vi preparate, chiamate i vostri amici, voglio una diretta con tantissime persone connesse, così vi saluto anche a tutti. E prima di salutarvi ora e di riconnettermi fra qualche minuto, il tempo di abbeverarmi, di prendere qualcosa, voglio ricordare per l'ennesima volta che lunedì esce il mio libro American Dream, meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, 4 giorni all'uscita di questo libro, che è un libro unico, che per la prima volta racconta la storia di noi italiani che viviamo in America, non solo dal punto di vista di una singola persona, di un blog come posso essere io, come può essere il buon mio amico Piero o tanti altri che fanno i vlogger e parlano solo della loro vita. Io ho deciso di raccontare la vita di tante altre persone, la storia di circa un centinaio di italiani che vivono sparsi negli Stati Uniti, che sono emigrati 10-15 anni fa, quindi questo è quasi un libro di storia, una testimonianza di cosa significa vivere in America, di cos'è il sogno americano oggi. Per quello nel titolo mi chiedo, col punto di domanda, American Dream, l'American Dream è ancora possibile nell'America di oggi? Lo scoprirete solo leggendo, questo libro. Io sono il mastrota dei libri e uso questi video anche per venderli, però mi piace soprattutto farvi vedere le immagini, farvi vedere luoghi che un giorno potreste visitare. Però nel frattempo ragazzi, per sognare l'America, per capire l'America, andate su Amazon lunedì appena esce, sia in ebook che in cartaceo, American Dream, il nuovo libro di Andrea Guerrieri, che sarei io, che ragazzi è un libro unico e per la prima volta si racconta l'America, si racconta l'America con le voci, le parole, gli occhi, i suoni, le percezioni, il punto di vista di tanti italiani di diversità, diversi tipi, che vivono negli Stati Uniti. Una delle storie che mi piace più è quella di Marco Finetto. Se comprate il libro leggerete la sua storia, è uno che è emigrato in America a 55 anni senza lavoro, senza sapere nemmeno l'inglese, una storia bellissima. Marco vive ancora a New York, se volete sapere come ha fatto, come è rimasto a New York, leggete il libro, interessanti, non voglio far torto a nessuno, ognuno ha il suo punto di vista sull'American Dream e sull'America, un libro unico che troverete su Amazon questo lunedì 19, American Dream. Un saluto da Alan Park, ci vediamo fra poco, vado a bere, vado a farmi un tè freddo, parafrasando Caressa, quindi no caldo. Voi ragazzi fate la stessa cosa, ma nel frattempo diffondete questo video, perché nella prossima diretta vi voglio ancora di più. E la prossima diretta inizio salutandovi tutti, la città dove, salutando anche la città dove state guardando la diretta, quindi ragazzi cercate di essere in tanti, datemi un quarto d'ora ragazzi e faccio un'altra diretta, massimo un quarto d'ora. Ci vediamo fra poco, ciao.